Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torna il format relativo al migliorare le vostre squadre. Ancora una volta ho preso le squadre dalla live sulla piattaforma Viola che faccio ogni volta il mercoledì proprio per rimpolpare questo video. Però oggi tengo ad annunciare che a partire dal prossimo episodio andrò a selezionare anche qualche squadra qui tra i commenti. Quindi lasciate il vostro 11, lasciate il vostro budget che avete a disposizione, che magari nel prossimo video potrete trovare anche qualche consiglio sui vostri team. Quindi senza perderci in chiacchiere, andiamo a vedere i ragazzacci cosa ci hanno portato oggi. Allora, iniziamo con la squadra del Bonture, che si presenta con un nome club dal quale io mi dissocio, signori amici di YouTube. Ha un budget di circa 2 milioni e deve fondamentalmente tappare questo buco che c'ha qui e serve un centrocampista, visto che ha solo Valverde in mediana. Allora, per quello che mi riguarda, ho già sostituito Maignan con Van der Sar mid, quindi impiegando più o meno sui 4,50 per il portiere, rimane più o meno 1,5 milioni. Però io in realtà stavo guardando la panchina. E guardando la panchina vedo un sacco di giocatori sculacchiati che potrebbero essere utilizzati. In particolar modo sto Ronaldo Potm. È un peccato secondo me non utilizzarlo, perché per me il suo bene o male lo fa. E insomma, poi Ronaldo, tenerlo là un po' mi duole al cuore. Quindi io metterei Ronaldo qua, che ovviamente non è un centrocampista, ma da sfruttare poi punta. Farei accomodare Mendy. Al posto di Mendy ci andiamo a piazzare come terzino Shaw, questo qua tra gli obiettivi che si è portato a casa, che comunque a me piace, c'ha un body type molto alla Theo, non sarà questo fenomeno nella conduzione del pallone, però è un buon giocatore, quindi che chiude anche il triangolo con Varane. Poi Vinicius lo portiamo con sua buona pace dall'altro lato a 7 d'intesa, Messi che è scambiabile, può essere tranquillamente venduto in maniera tale che si va a monetizzare. E poi lì, sopra Ronaldo, ci andiamo a mettere Cancelo Totti, che spostandolo a Asa andrebbe a 7 d'intesa e va a fare il mediano insieme a Valverde. Quindi una bella coppia dinamica. Squadra tutti quanti a 10 d'intesa, solamente Vinicius e Cancelo off. E con i soldi che rimangono si può pensare di fare un upgrade o a Mbappé con una delle sue versioni speciali, o magari si può puntare una Hakimi e Marquinhos in coppia. Però già così secondo me è chiusa abbastanza bene, sfruttando anche le risorse che c'ha in squadra. Questa è la squadra invece di Pompils, che si presenta con un discreto culo, visto che da quello che ho potuto intravedere si è sculato Hakimi dai pacchi. Stessa cosa su Ruben Dias. Cancelo almeno l'ha comprato. David pure l'ha trovato. In panchina pure c'è un sacco di roba dai pacchi che ha sculato. Walker, Cordoba. Quindi qui veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Circa 1,3 milioni disponibili. Io la difesa non la toccherei, perché è veramente una difesa totale così. Poi quasi tutta non scambiabile. Giusto Cancelo preso. Non andrei a fare interventi. Qua in realtà le cose che si possono fare sono essenzialmente due. La opzione numero A è focalizzarsi, visto che credo che questo Neymar vada a fare la punta su una sua versione speciale, in particolare l'IF, visto che quello base, diciamo, fa un po' fatica soprattutto a finalizzare. Quindi o si investe su Neymar IF al posto del base per accoppiarsi con Mbappé, oppure si potrebbe anche pensare di fare una cosa un po' più esotica. Magari panchinando Paquetà, quindi sfruttandolo magari da super sub, al suo posto si va a recuperare un giocatore invece stile Claude Maurice, per dirne uno, che mi viene in mente in una delle sue due versioni, magari quella con più difesa, che se non erro è la versione ghiaccio. Eccolo qua. In maniera tale che andando a mettere Claude Maurice, visto che è vero che c'è comunque della qualità, però si potrebbe ovviamente andare ad aumentare, si piazza questo Claude Maurice terzino e in game si potrebbe andare a spostare Cancelo come mediano. Quindi queste sono le due cose che poi in realtà potrebbero anche andare di pari passo, visto che sto Claude Maurice costa 2 lire e Neymar lo si riesce tranquillamente a prendere. Poi successivamente si può andare o a togliere David per mettere un'icona e quindi arretrare poi Neymar sull'esterno e l'icona da punta, oppure direttamente potenziare prima le due versioni di Mbappé e Messi, che iniziano a fare un po' di fatica. Questa invece è la squadra dello Zar, che insomma si presenta con un team non male, che però insomma secondo me c'ha tra le maggiori lacune la difesa, perché Hakimi a 7 il base, Kimpembe che va bene il meme, ma ormai si è fatta una certa pure per lui.
Anthony Lopez a porta 82, non parano quelli forti, figurati sto Lopez. Quindi come potete vedere io qui ho preparato i cambi, andrei a sostituire sicuramente Lopez con Donnarumma, toglierei Kimpembe e al suo posto metterei Thiago Jalot. E poi, piuttosto che mettere Hakimi a 7, andrei a piazzare Delaney come terzino sinistro, che io vi ho piazzato anche nella top dei migliori terzini, perché questo qua è a bello che è sottovalutato come giocatore. Veramente interessante, c'ha un bel body type, discreti passaggi, c'ha 5 di piede debole, ricorda un po' Teo per certi versi, quindi farei questo. Poi, considerando il budget, che era appunto di 500.000, che è quello che è, Non ci sono ulteriori margini, però continuerei a lavorare sempre sul lato difesa, upgradando magari Marquinhos, e poi si può spostare l'attenzione in avanti, dove magari questo di Natale può essere sostituito con un Messi. Questa è la squadra di Matix, che si presenta più o meno con 200.000 crediti di budget iniziale, più ovviamente alcune vendite che può andare a fare. Allora, io essenzialmente la cosa primaria che andrei a fare è sostituire questo Kimpembe con Eder Militao, che va a fare così coppia con Koundé, ti assicuri uno dei migliori DC del gioco e stai a posto. A questo punto fai fuori anche Maignan in porta, si mette facilmente un Ter Stegen, un qualsiasi portiere, insomma tanto quest'anno sapete com'è la situazione dei portieri. Poi una cosa secondaria che si potrebbe andare a fare è la seguente, ossia si va a togliere questo Correa e si mette Benzema, visto che secondo me è una carta molto sottovalutata e che tiene benissimo il campo ancora oggi. Lo vai in realtà a spostare qui sotto, quindi comunque non perde nulla perché c'ha Mendy, c'ha Sopragino là, è chiuso Traicon e tutto quanto. Questo Valverde potresti farlo planare e potresti provare Pedri, il Future Stars che dovrebbe uscire. Ovviamente costerà, quindi è più un upgrade futuro. Però qualora dovesse essere forte, tu ti puoi rivendere questo strong link che c'hai per provare un giocatore che rischia di essere veramente OP, perché c'hai un furetto a centrocampo che si attacca all'uomo, dovrebbe essere stratecnico, quindi potrebbe essere molto molto interessante. Però ripeto, come upgrade prioritario Militao, poi quello di Pedri è più un gioco da fare qualora insomma riuscissi a fare un po' più di crediti. Questa è la squadra invece di Nico, che più o meno ha un milioncino di budget, questi giocatori che vuole assolutamente utilizzare e questi altri buchi invece da riempire. Allora, io sinceramente, considerando anche i giocatori che c'ha, mi andrei a sfruttare sicuramente l'asse lì di sinistra, di nuovo con Delaney che il suo lo fa, e sull'esterno invece ci andrei a piazzare Neymar, che gli dà della qualità che al momento un po' manca. Poi, come difensore centrale, sfruttando anche il link con Cattettoti, sto Rudiger in versione LeBron James che gasa in una maniera allucinante. Dopodiché, sull'out di destra, direi di togliere il Gelson Martins, mettere come terzino destro il sempreverde Hakimi, anche nella sua versione base, che non è un problema, e sopra di lui, per dargli lo strong link, ci andiamo a piazzare ovviamente Messi, che ormai tanto è in caduta libera, costa 2 lire. Così può giocare bene o male, sia col 4-4-2 giocando Eusebio e Neymar da punte, sia con il 4-2-3-1 giocando Eusebio punta e Messi COC, oppure Neymar COC. Quindi molto versatile come modulo, squadra completa, difesa solida, mediana devastante, secondo me. Poi con qualche credito magari va a togliere pure il portiere, ne mette uno un po' più clean della Premier League, pure un Allison che per me è fortissimo, e sta squadra l'abbiamo sistemata. Questa invece è la squadra di Trafalgar, che al momento non si presenta con un budget concreto, però già ha piazzato come difesa Mendy, che va a dare una mano a Militao e c'è chi in porta, e sono d'accordo. Lui però mi ha specificato che Aouar lo gioca da esterno. Allora, piuttosto che giocare Aouar da esterno, con le menzioni Toti sono usciti un sacco di carte buone, tra cui sto David, che per me è veramente fortissimo. Può giocarlo da punta, può giocare da esterno, può fare qualsiasi cosa. Col suo 3 di skill e il 5 di piede debole è una specie di Butragueño, quindi lo giocherei più punta. Quindi magari si potrebbe pensare un Mbappé David punta con Messi, Neymar esterni che utilizzo pure io, oppure tranquillamente anche David sull'esterno che si speed boosta alla grande. Quindi fare questo, e poi secondariamente penserei magari ad andare a fare un upgrade sui tre tenori davanti con le versioni IF. Questo è il team di Yelapi, che si presenta già con una ottima squadra di partenza e un budget di circa 4 milioni, quindi parliamo di soldi importanti. Allora, sicuramente toglierei Kimpembe, che ormai
è andato, mettevamo Militao che è devastante. Poi Neymar lo farei accomodare in panchina e al posto di Neymar andrei a inserire l'ottimo Valverde nella sua versione De Fuego, sempre se il party me lo permette, visto che si sta mettendo un po' di traverso. Vabbè, diciamo che non ha proprio tanta voglia di farmi inserire i giocatori, ok. Quindi mettiamo Valverde nella sua versione Fire. Dopodiché, al posto di Nkunku, che a quel punto me lo sono ritrovato da esterno, ci andiamo a mettere Messi Toti in maniera tale che lo sfruttiamo largo. Quindi Eusebio e Mbappé vanno a fare le punte, Messi Toti e Vinicius fanno gli esterni. Questa è la squadra di Narcos, che ha una situazione un po' intricata, perché ha trovato Rubén Dias e Messi non scambiabile, quindi giustamente l'ha voluto inserire nella sua Serie A. Però secondo me si può fare un po' di meglio. Innanzitutto Mendy lo sostituirei, visto che il budget va sotto i 3 milioni, con Van der Sar Mid, che al momento è uno dei migliori portieri del gioco, se non il migliore. Poi upgraderei Cancelo alla sua versione Toti, che è spaziale. Tonali, proprio per questo motivo, lo farei accomodare in panchina, perché piazzerei Bruno Fernandes, che è un ottimo giocatore. Questo qua nella versione menzione d'onore recupera un po' l'aspetto del Bruno dell'anno scorso, pure se comunque al 3 di piede debole ancora. Leao a correre può stare lì sull'esterno. E poi al posto di Muriel ci andrei a mettere Federico Chiesa, che è molto più efficace. Quindi a questo punto andresti a giocare con Messi e Chiesa da punte, oppure Lautaro, con Leao sicuramente esterno e l'altro che va appunto a fare l'altro lato, con Bruno e Barella mediani, e la possibilità di poter poi upgradare sto Lautaro, che io personalmente non avrei sbloccato, magari con un Icon e mantenendo il pezzo di Serie A che comunque volevo utilizzare. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere magari qualche miglioria che avreste apportato voi alle squadre che ho presentato, diversa dalla mia. Vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Anzio Donna Liberoschi, ciao.